Siamo qui a dimostrare che ciò che avevamo promesso alla categoria, di continuare la nostra mobilitazione per poter smontare il decreto 36, il decreto legge 36, ecco che la mobilitazione continua. Tutti i proclami che sono stati fatti dalle parti politiche, di grandi successi per un cambiamento di rotta del decreto legge 36, noi non ci crediamo. Ci sono soltanto delle proclamazioni che dicono tutto, ma che in effetti non è assolutamente così. La preoccupazione c'è tutta. Abbiamo la preoccupazione per un contratto con un atto di indirizzo che dice tutto il contrario del decreto legge 36, che dice il contrario del PNRR, e i precari comunque rimangono con una posizione, una soluzione irrisolta, e rimane irrisolto anche la formazione, perché si dice che la carta del docente non verrà tagliata solo per quest'anno, ma non sappiamo i fondi dove saranno presi. Ecco che siamo fortemente preoccupati, perché da quello che loro pubblicizzano sicuramente ci sono dei retropensieri di grande preoccupazione da parte di tutto il personale della scuola, e i sindacati sono qui per dire che chiediamo lo stralcio di quel decreto legge. Oggi siamo qui per rilanciare la lotta della scuola. Non è in ballo solo il decreto legge 36, è in ballo il futuro della scuola italiana. Abbiamo visto qual è l'orizzonte su cui si muove il governo: taglia gli organici per finanziare una formazione finta che in realtà è competizione. Noi vogliamo che ci sia davvero un cambio di passo, ma per raggiungere questo obiettivo chiediamo alle persone di continuare a mobilitarsi. Guardiamo la prossima legge di bilancio, guardiamo un investimento consistente nel rinnovo del contratto e continuiamo a stare in campo per modificare questo obbrobrio che non ci soddisfa. Piccole modifiche, frutto della lotta, ma non sufficienti. Non capisco l'entusiasmo delle forze parlamentari, meno di così francamente non potevano fare. Vogliamo che si rivolgano al governo pretendendo quello che per la scuola è giusto, dopo 2 anni di pandemia e tutto quello che la scuola ha dato. Siamo di nuovo qua in piazza, 22 giugno, la scuola non molla, il decreto legge 36 ha avuto la sua approvazione in Senato, non siamo soddisfatti di quanto è stato portato a compimento, c'erano molte cose da tradurre in termini di modifica radicale, stralcio di parti significative, sia in termini di valorizzazione delle professioni, sia in termini di reclutamento. Abbiamo verificato una coesione in termini anche di alleanze tra i partiti, ma poi il risultato finale è assolutamente insoddisfacente. Quindi questo significa che la nostra rivendicazione da un lato, ma dall'altro la costruzione di un modello di scuola che non corrisponde al DL 36 continua. Abbiamo un contratto da discutere, abbiamo solo aperto la trattativa con 2 prime riunioni, verifichiamo la contraddizione tra il DL 36 e l'atto di indirizzo, tocca a noi anche in questo caso ricomporre il quadro e portare alla piena valorizzazione del personale quelle che sono le condizioni sia economiche che normative per la categoria. Beh, oggi siamo di nuovo in piazza per questo presidio di protesta per 2 motivi fondamentali. Il primo è la questione del contratto, che formalmente si è aperto, però sta girando a vuoto per il motivo che il governo non ha stanziato le risorse necessarie, per cui rischiamo di aprire il contratto più basso ancora una volta di tutto il pubblico impiego se dovessimo firmarlo così com'è, e quindi chiediamo al governo un impegno per maggiore ricorso. La seconda questione è il decreto legge 36, che
è passato l'altro ieri in commissione, non abbiamo ancora il testo definitivo ovviamente, e nei prossimi giorni sarà il voto del Parlamento. La buona notizia, dalle letture che ho fatto degli emendamenti, è che è scritto talmente male, che è così confuso che probabilmente non se ne farà assolutamente nulla, perché è pieno di contraddizioni, è contorto, molto contorto. Cioè, noi siamo favorevoli ovviamente a che gli insegnanti abbiano il diritto dovere alla formazione, ma richiediamo che questa sia di qualità, e non si garantisce la qualità senza investire risorse, perché le uniche risorse sono investite su questa istituenda scuola di alta formazione, per il resto non si vede assolutamente nulla. Sì, oggi siamo qui in piazza perché il giorno 30 abbiamo preso un impegno con la categoria, quella di non mollare e di seguire, o meglio inseguire, la classe politica che si assume le responsabilità della trasformazione in legge di un decreto legge inaccettabile. Oggi abbiamo invitato la politica a un confronto e, come avete visto, non si è presentato nessuno. Ma ovviamente noi sappiamo che c'è in questo paese un problema di democrazia. Il Parlamento è stato esautorato e probabilmente anche i parlamentari stessi non sono in condizione di assumere responsabilità. Quindi oggi ci siamo rivolti alle persone che noi organizziamo, le persone che noi rappresentiamo, perché si parli nel paese di un problema importante come quello della scuola, che non può essere affidato ad agenzie esterne che scrivono, e pare che questo decreto legge sia stato affidato ad agenzie private che abbiano dato un contributo, persone che non conoscono neanche cosa sia una scuola, che non sia una scuola di questo paese, e noi oggi abbiamo rappresentato il nostro malessere, che è il malessere di 1 milione di lavoratori che non si sente rappresentato da questa politica, che sta utilizzando la decretazione per far passare situazioni inaccettabili, perché se ci fosse un governo forte dovrebbe parlare con le persone, parlare con i sindacati, chiedere il confronto, avere un conforto, avere una condivisione, cosa che oggi non è. Si discute nelle segrete aule parlamentari o ministeriali e si discute avendo una ideologia, che è quell'ideologia del denaro, ideologia del profitto, che non ha nulla a che vedere con una scuola che deve pensare invece ad aprire le menti e il benessere delle persone.